Vieni, rimango. Senti Marco, tu vai a freddo o hai bisogno di riscaldarti? Ecco, allora riscaldati velocemente perché è il tuo momento questo. Purtroppo non ci siamo capiti con la Sara, ha aspettato lì nel matrimonio forse. Quindi vedi un attimino, scaldati pure mentre ti scaldi dove preferisci. Sì, era proprio il momento un attimo delle domande, però. Possiamo anche iniziare subito, se sei pronto a caldo fai tra. Quanto tempo ti vuole scaldarti? 10 minuti, no, 10 minuti discutiamo bene. E vorrei sfruttare, magari approfittando, anticipando i saluti, tu eri venuto stamattina, oggi pomeriggio c'erano i tre, tu vuoi presentare un attimo velocemente così. Vieni, tu, no, tu sì, vieni. Così ci presentiamo anche persone che. Sono arrivate all'ultimo minuto. Sì. Ecco, presentati. Buongiorno a tutti, sono Daniele Campini, vengo da Terni, mi occupo di più cose, però avevo avuto il piacere di partecipare a questo evento sull'invito di Claudio. Per essere concreti, adesso sono così su due piedi, il progetto, non so se siamo a posto di vederlo, ho conosciuto un paio di mesi fa un progetto che sta in Svizzera. Denominato Progetto 2000 Watt. Non so se qualcuno di voi già lo conosce, lo volevo approfondirlo e divulgare il più possibile. Detta così in due parole, in un mondo così culturale, che succede? Si parte dalla premessa che l'energia che quotidianamente viene distribuita su tutto il pianeta Terra è orientativamente sarebbe 2000 watt pro capite. Quindi per raggiungere un equilibrio sostenibile dovremmo adeguarci ai nostri stili di vita al consumo di 2000 watt senza per così trascurare i nostri comfort. E questa è una cosa che mi ha colpito e che la ritrovavo anche nella Laudato Si', secondo me, sull'equo sviluppo dell'energia. E questo per me oggi è il primo incontro con voi, però spero che strada facendo ci si possa approfondire e confrontare meglio. Va bene, Ok. il pomeriggio se hai già qualcosa, se intanto Vanni Ortensi vuole un attimino fare un saluto proprio veloce veloce, vieni Vanni, così a sorpresa freddo come il violinista. Ti presenti un attimo per chi non ti conoscesse, per chi non ti conosce Vanni. Prima di tutto saluto tutti e scusate se prendo la parola, non era previsto, quindi sarò brevissimo. Io ogni volta che Claudio organizza qualcosa, sia ad Assisi che a Terni, sono ben lieto di partecipare perché propone sempre delle cose molto interessanti. Oggi sicuramente si è già parlato, ma si parlerà di argomenti che si ricollegano alla vita di tutti i giorni perché si parlerà, da quello che ho capito nel programma, della fusione fredda, in particolare la nome di Lerna. Io sono un ingegnere nucleare, brevemente faccio una sintesi proprio della mia esperienza. Ho lavorato sia in Italia che all'estero. In Italia per un parecchio tempo ero un ricercatore dell'ENEA, poi ho preso altri titoli. Comunque il discorso dell'energia e dell'ambiente è stato sempre un po' il filo conduttore della mia esperienza professionale. Attualmente sto al Ministero dello Sviluppo Economico e nel pomeriggio, se c'è opportunità, se c'è un'occasione, diciamo, di poter intervenire, dare un contributo a due grandi ricercatori qui presenti, conosco da anni, so perfettamente la loro capacità, so perfettamente il lavoro gravoso che stanno facendo, che hanno fatto e che continuano a fare, per cui vale la pena seguirli attentamente e capire veramente dove l'Italia potrebbe dare un contributo, l'Italia potrebbe dare un contributo, ma che per motivi che ai più sfuggono, ma noi lo sappiamo perfettamente, non possono
essere utilizzati i risultati che loro hanno già. Vi ringrazio e buon proseguimento. Simona, tu vuoi dare il pomeriggio, un saluto veloce o pomeriggio? Allora senti, era previsto stamattina, ma io mi sono fatto prendere un po' dall'ansia. Prego, prego, l'ansia apposta se qualcuno si sente. Mi sono fatto un po' prendere dall'ansia di arrivare perché abbiamo finito una messa per 16:15. Io, essendo matematico, non voglio assomigliare a Kant che la gente si regolava gli orologi quando passava lui, non so perché, però...